Tornano gli educamp del CONI, un modo per diversificare l'estate dei bambini e soprattutto avviare lo sport. Sì, certamente il CONI ci ha puntato tanto a questi educamp, che sono delle attività multidisciplinari dove i ragazzi durante il periodo di chiusura delle scuole, giugno, luglio e agosto, fanno attività nei centri che hanno aderito a questo progetto, facendo appunto attività varie, non solo una disciplina, ma svariate attività, in modo da creare i presupposti del miglioramento delle abilità motorie dei ragazzi, che poi possono scegliere la disciplina che più si confà alle loro caratteristiche. Ecco, che cosa ha incontrato questa mattina? Bambini dediti allo sport e comunque si divertono e, come ha detto proprio lei, avviandosi a capire qual è la propria disciplina ideale, quella che piace. Sì, vediamo che stanno provando varie discipline i ragazzi di questo centro di Città Sant'Angelo, del tennis. Quindi del Circolo Tennis di Città Sant'Angelo. Un plauso particolare agli organizzatori, alla società organizzatrice, che proprio ha recepito appieno la caratteristica di questo progetto. Ripeto che è un progetto in cui i ragazzi devono provare varie attività per poter poi avere la possibilità di scegliere quella che più si addice alle loro caratteristiche, avendo acquisito delle abilità nelle varie discipline. Non solo discipline sportive, ma come dice il nome, educamp, a portare i bambini anche ad avere rispetto dei propri amici e rispetto di chi poi insegna queste discipline. Certamente una delle regole principali di chi fa sport è proprio quello del rispetto delle regole e del rispetto dell'avversario. Il no, nostro obiettivo del CONI con gli educamp e anche con i centri CONI, che sono altre attività che si fanno durante il periodo scolastico. Questo è il prosieguo dell'attività dei centri CONI per coprire un pochino tutto l'anno, proprio gli obiettivi primari da raggiungere, oltre a quella di cercare di ampliare il più possibile le abilità motorie dei ragazzi con queste attività multidisciplinari, ma è proprio quello di inculcare in loro il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario e di tutti i valori dello sport.